Case popolari, cambiare la legge toscana sulla casa, un convegno organizzato oggi dalle sigle sindacali a Firenze. Quali sono gli aspetti della legge che, secondo la UIL devono cambiare? Sì, le cose che devono cambiare è sostanzialmente tenere più conto della realtà delle persone che vivono già attualmente nelle case popolari, dare serenità, non rischi di sfratti nemmeno a situazioni che diventerebbero drammatiche e soprattutto, a nostro parere, come UIL e come UNIAT, il fatto che le case popolari ormai sono insufficienti come numero per accogliere tutte le necessità che a causa della crisi del paese si stanno aumentando continuamente. Per esempio, nel bando fiorentino ultimo, 2.700 persone hanno chiesto una possibilità d'accesso a delle case popolari. Il problema sta crescendo e gli investimenti che a livello nazionale, regionale e istituzionale stanno diminuendo. Noi siamo contrari a questo schema. Questa legge contiene qualche luce, ma soprattutto molte, molte ombre per le persone che usufruiscono naturalmente del servizio casa e per le persone che sono anche abbastanza a rischio di poterlo usufruire domani. Questo è un problema grosso, è un problema sentitissimo ed è un problema a cui la legge regionale probabilmente ha pensato, la regione toscana ha pensato attraverso una legge che non ha accontentato, che è soprattutto una legge che sicuramente noi, per la quale noi crederemo, che sia assolutamente rivista. A livello di numero, di abitazioni c'è un intervento possibile? Bisogna trovare un sistema di finanziamento che sia legato anche a un sistema di tasse per chi ha redditi altissimi, un raggruppamento dei vari lode, che in Toscana sono un numero esagerato, quindi risparmio dei costi, e dedicare le risorse tra una tassazione diversa, una revisione, perché no, degli affitti e una semplificazione della burocrazia e dei costi della burocrazia per costruire case nuove a norme di sicurezza, a norme ambientali e dare un segnale forte di ripresa anche, per esempio, all'industria edile, che è ferma in Toscana e ha bisogno di rilancio. Il pubblico deve fare la sua parte.